Numero 7. Questa è una classica fresa che possiamo trovare in una qualsiasi bottega artigianale. Ha una potenza di 1200 watt e può essere regolata progressivamente durante la lavorazione. È una fresatrice duttile e con un prezzo relativamente basso, ma non assicura l'assoluta precisione delle lavorazioni. Numero 6. Questa fresatrice ha una potenza di 1200 watt, con un numero di giri che va dai 11.000 ai 28.000 giri al minuto e una profondità di taglio di 55 mm. Questa fresa ha una qualità che è quella della durata che il marchio Bosch da sempre assicura con nessun difetto evidente. Numero 5. Si tratta di una fresatrice convenzionale molto potente, ideale per il lavoro professionale. Con una potenza di 2050 watt, è in grado di fresare fino a 50 mm di profondità, il che lo rende lo strumento ideale per la lavorazione di tutti i tipi di legno. L'accensione progressiva e le maniglie gommate lo rendono molto facile da maneggiare. Il blocco del mandrino rende molto semplice la sostituzione delle frese. Viene fornita con spine compatibili, in modo da poterlo utilizzare ovunque. Comprende una guida parallela, guide di scorrimento, dima e dima di fresatura circolare, 5 pinze di serraggio, 2 manicotti di copiatura e chiave. Numero 4. Questa fresatrice si distingue per l'alloggiamento e la base in alluminio, che la rendono molto resistente e soprattutto più precisa. Funziona con una potenza di 710 watt e una pinza di 8/6 mm, che gli permette di fresare fino a 35 mm di profondità, per ottenere finiture professionali all'istante. È molto facile da usare, in quanto è dotato di una manopola della velocità molto pratica e di un controllo elettronico, se si vuole mantenere costante il livello di velocità. La sostituzione degli accessori è molto semplice, grazie al blocco dell'asse. È anche possibile collegarlo ad un aspirapolvere, per rimuovere rapidamente i trucioli. Numero 3. Questa fresatrice è molto potente e funzionale, ha una potenza di 1100 watt, che permette di lavorare senza problemi legno massiccio, truciolare e compensato. È molto versatile, in quanto consente di regolare il livello di fresatura in 7 diverse posizioni e viene fornito anche con un adattatore per aspirapolvere, in modo da poter raccogliere i trucioli, e mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata. È molto confortevole, in quanto le impugnature sono ergonomiche e il centro del bilanciere ne garantisce la stabilità. Numero 2. Se avete bisogno di più attrezzature di base, per lavori occasionali che volete fare a casa, vi consigliamo questa opzione. Con una potenza di 530 watt e 30.000 giri al minuto, questa fresatrice può lavorare ad una profondità di 35 mm. Per questo motivo è molto utile sia per il legno massiccio che per il compensato. Le sue dimensioni compatte permettono di tenerla con una sola mano, ed è anche molto comoda, in quanto è realizzata in materiale antiscivolo. Il cambio di profondità è molto facile da effettuare attraverso un controllo su una guida a cerniera. Numero 1. Se siete alla ricerca di una fresatrice più potente, che consenta di eseguire lavori più precisi, questo modello può essere un'ottima opzione. Con una potenza di 1400 watt, questa macchina è perfetta per la lavorazione di tutti i tipi di legno. Garantisce finiture molto precise, in quanto consente di controllare la profondità di fresatura con una scala da 0,1 mm. Viene fornito con un sistema elettronico, che mantiene costante il numero di giri, per ottenere finiture migliori. La sua impugnatura ergonomica e le due luci integrate la rendono molto comoda da usare. Incorpora un sistema di bloccaggio, che la rende molto pratica e veloce da usare. Viene fornita in una pratica valigetta con accessori molto utili.